Allora, mister, oggi torna un po' il sorriso dopo 10 partite complicate, prima vittoria del 2023, sensazioni? Sensazioni positive, anche perché come detto era 2023 che non si riusciva a portare a casa i 3 punti, 10 partite sono tantissime, anche se in alcune partite probabilmente meritavamo qualcosina in più. Oggi bene, siamo riusciti a concretizzare la maggior parte delle azioni che abbiamo creato, abbiamo gestito bene, a parte i primi 5-10 minuti dove dobbiamo prendere un po' le misure, perché penso che la partita il Mugello l'abbia gestita veramente bene. 3 gol su 3 da palla inattiva, vabbè, la seconda punizione è battuta perfettamente, ma le avete preparate in particolare? Le preparate in particolare? No, non sono riuscite quelle che abbiamo preparato in settimana, ma poi sono stati 2 rimpalli più che altro, a parte la seconda dove Lani fa un gran gol. Però devo dire che a parte questi 3 gol su palle inattive abbiamo creato tanto per realizzare anche la quarta punta. Mister, oltre ai 3 gol di grandi, anche il fatto di tenere la porta inviolata è importante. Assolutamente sì, l'obiettivo principale è quello di cercare di non subire il gol. Oggi, ripeto, a parte quell'azione dopo 5 minuti, non penso che è una punizione probabilmente, non penso che la Gallerate abbia calciato nello specchio della porta, perciò tanti complimenti ragazzi. Grazie. Allora, mister, al termine di questa partita, chiaramente immagino le sensazioni, le impressioni non siano buone, però soprattutto nel secondo tempo comunque avete disputato una buona partita. Le tue sensazioni quali sono? Sensazione, siamo partiti subito bene qua per una occasione da gol, poi ci siamo completamente sciolti. Oggi proprio non siamo mai stati forse in partita. Differenze su queste gare qui sono quelle che arrivano chi ha più fame, chi più voglia, chi ha più determinazione, ed è una cosa che sicuramente oggi ci è mancata tantissimo. Abbiamo concesso 3 palle gol su 3 calci piazzati, in maniera anche completamente sbagliata, marcature completamente errate. Alla fine sono questi episodi che determinano la partita. Loro sicuramente hanno giocato molto meglio con quella fame che serve a chi si deve salvare, a chi crede di fare un percorso lungo. Invece oggi proprio su quel lato lì, che era la parte predominante nostra, è proprio completamente mancata. Se dovessi provare a trovare qualcosa di buono in questa partita, cosa sarebbe? Niente. Perché una squadra che entra in campo in questa maniera non possiamo salvare nulla, quindi nel senso il primo sicuramente colpevole è l'allenatore, perché magari non è riuscito a motivare in maniera forte i ragazzi, quindi le colpe fanno assolutamente essere attribuite a chi allena. I ragazzi portano in campo quelle che sono le idee degli allenatori. Oggi quella parte lì è mancata completamente, quindi non possiamo assolutamente salvare nulla di questa partita, anzi, prima ce la dimentichiamo. Cosa proverai a dire ai ragazzi in Finché c'è vita c'è speranza, quindi noi dobbiamo provarci in tutte le maniere. Sicuramente se ci proviamo con l'atteggiamento di oggi siamo già morti ancora prima di entrare in campo. Quello che dobbiamo imparare è che queste partite qui si vincono, oltre che magari con qualche giocato di qualche elemento valido, ma è anche a livello di gruppo. E oggi per tutta questa parte qua purtroppo non c'è stata. Non possiamo dire no, nel senso più che dare merito agli avversari per la partita fatta, si è visto anche sulla fine, comunque loro ci hanno sempre provato e noi ci siamo arenati completamente. Grazie.